devo ringraziare Murano Calabro, questa splendida realtà che ci ha ospitato oggi, la tappa del Sud Italia di Sicuramente Divertente. Sicuramente Divertente è un progetto promosso dal Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Gioventù in collaborazione con l'Ufficio Regionale Scolastico, che viene partorito da una realtà molto creativa della scuola romana, che è l'Istituto Agrario, e che grazie al Preside Sapia ci ha messo sulla retta via. Abbiamo deciso di raggiungere, oltre alla città di Roma e la regione Emilia-Romagna, un centro che fosse rappresentativo della realtà sia demografica che geografica italiana, della scuola italiana, e delle forze vive, forze pure, che sprofondano energia quotidiana nel perseguimento di comuni obiettivi come la sicurezza stradale, sicurezza che è importante perseguire in sinergia scuola, famiglia, realtà del territorio. Abbiamo importanti partner e testimonial: l'OPES, che è un ente di promozione sportiva, la Federazione Motociclistica Italiana, l'Associazione Sportiva Guida Sicura, senza dimenticare importanti testimoni al quale ad esempio Aldo Drudi. Chi è Aldo Drudi? È il designer di Valentino Rossi, cioè è quella persona che disegna il casco di una persona, di un ragazzo che in realtà ha i suoi 30 anni, che ha cominciato come tanti di noi e tanti ragazzi che oggi qui presenti ad andare su due ruote. È diventata una passione, ma l'importante è continuare a farlo in sicurezza. Io devo ringraziare l'amministrazione comunale di Murano Calabro, che ci ha ospitato in questo splendido auditorium, una realtà credo all'avanguardia nella regione, e comunque di nuovo la preside dell'Istituto Comprensivo di Murano Calabro, perché ha dimostrato una grande sensibilità, e aspettiamo una buona rappresentanza di studenti il 12 maggio a Roma nell'evento conclusivo di questa campagna di sicurezza stradale. Sicuramente Divertente, divertirsi in sicurezza. La sicurezza è un dovere da garantire ai bambini, divertirsi è un loro diritto.